Raga, buongiorno a tutti. Ciao. Oggi, visto che ci troviamo a Milano, ci siamo chiesti quali fossero i nuovi ristoranti, le nuove aperture, almeno recenti, no? Gli ultimi 4-5 mesi. Ancora da provare, qualcosina ne avevamo già provato. Abbiamo visto che su Google, googlando, abbiamo trovato il ristorante Quintalino di Alessandro Cattelan, che poi non è l'unico, sono in tre soci. Uno dei tre soci è Alessandro Cattelan. E quindi chi siamo noi per non provare questo posto? Fame non manca, quindi si va. Manca tanto ancora? No, guarda, 350 metri. Siamo già un po' informati, non c'è una gran scelta nei panini, ce ne sono 4 più un toast, mi pare. Almeno 3 ne proviamo. Forse 4 col bonus. No, io non e mezzo sì. Ma adesso non parliamo troppo, andiamo nel posto, che tra l'altro non è neanche un posto gigante, quindi mi sa che dovremmo mandare fuori. Non è sicuro, ma esiste questa remota possibilità. Noi abbiamo visto Dose e gli altri youtuber che hanno mangiato là e loro hanno mangiato fuori. No, chi a casa, chi fuori. Peccato che noi una casa qui non ce l'abbiamo, dovremmo tornare in albergo, questa cosa sta da fare. No, e vediamo. Quintalino, abbiamo detto strada. Attraversiamo e poi gira. Ci devi attraversare. Però qua siamo a rischio. A rischio vita, ma tanto proprio. Vai, forza. Ok, siamo vivi. Ok, adesso svoltiamo a sinistra. Via atterraggio. Sai che ci siamo? Che forse da vedere c'è anche posto dentro. Eccolo qua, guardalo. Ce la fai? No. Sarà la quinta volta che ci vogliono le scarpe. Com'è possibile sta roba? È una novità, non succedeva. Ma non sai farle bene. Ho freddo le mani. Ok, ce la faremo, dureranno 2 minuti. Signori, ci siamo. Adesso vediamo se riusciamo ad andare a mangiare dentro. Ce la faremo? Proviamo. È un tentativo. Anzi, magari leggi l'alta voce. No. Io prenderò l'uno. Io prenderò il 2, che è il top di gamma, no? Sapevo che non sbagliavo. Impossibile sbagliare. Cosa ci consigli di fare? Il 3 e il 4 al volo? Il 4 è piccante. Piccante. 3? Dai, andiamo sul 3, così lo mangia anche lei. Benissimo. E cos'è? Io sono molto attratto dal toast di fegato. Fegato è buonissimo. Tanta roba. Dai, facciamolo anche quello. E tu volevi anche le patatine? Eh? Allora, 0. 2 coca 0. Il toastino? Sì, mangiamo subito là. Allora, 1, 2, 3, toast di fegato. Cura meglio, va bene. Sì, meglio cottura, perfetto. Addirittura il calicetto, ah, quella giastica. Ah. Ricapitolando, abbiamo preso 1, 2, 3 e toast di fegato, giusto? Mi confermi? Patatine no, perché rischiavamo di essere troppo appesantiti. Immagino, patatine con il cacio e pepe, che noi alla fine non le abbiamo scelte, ma grazie. Grazie mille, gentilissimo. Grazie ancora. Guarda che bello, guardalo. Com'è? Buono. Formaggiosissime. Ma tanto. No, abbiamo il locale tutto per noi, attenzione, approfittiamo di questo momento. Piccolino, intimo, ma piace. Anche perché i panini, cioè, sono proprio ricercatissimi, non è quello del classico panino prima del cheeseburger che finisce là. C'è una ricerca importante sia della carne, degli ingredienti dentro, del pane soprattutto da far vedere. Perché abbiamo visto anche video di altra gente che prendeva e mangiava via fuori, no? Perché era tutto sì, pieno. Però no, ci sono dei giorni che... È un casino. No, qua c'erano 40 persone qua dentro. Tutti qua dentro a calcato. Tutti così, ma... No, voglio sedere, come... Quindi però... oggi c'è stata di culo di brutto proprio. No, però dall'una alle due c'è stato... Un momento di caos, fammi ringraziare. Ho scelto l'ora, ho scelto il posto, tutto. Non è vero. Detto io vengo e mangio, tanto sicuramente mangio bene. Comunque tanta roba questa. È buona, veramente, complimenti. Che non è solo l'aroma, è proprio il formaggio grattugiato, certo. C'è proprio sostanza. Le patate dove vengono, scusa? Di Roma, pecorino è romano, io sono romano, guanciale è romano. Romano, tutto romano. Carne della Toscana. Quintalino, perché si chiama Quintalino? Durante che sta in Francia corta, che si chiama Quintale, questo è un derivato del una figliata tipo un derivato, diciamo. Ci spiega tutto. È il primo anello di una lunga catena. Finite. Cioè un minuto che durava. E tu eri quella che non voleva le patate. Sei incredibile. Vai, mandati l'ultima. Lì. Non voglio per te. Attenzione. Guarda che belli. Ce la faremo, sì? Con il numero scritto sopra. Guarda quante belle cose. Queste sono le belle cose della vita. Maionese a pepe, radicchio, carne 120 grammi, ciate nel pomodoro, crema del parmigiano, 4 formaggi, cipolla croccante, guanciale. Buon viaggio. Grazie. E attenzione, da non dimenticare, non bisogna dimenticarlo questo. È un toast di fegato che per fortuna mangia solo lui. Esatto, me lo mangio solo. Mi dispiace, scusate, non voglio offendere nessuno. Ci offendiamo, sono contento. I gusti sono gusti e ci piace così. Posso chiedere gentilmente un 2 salvettine? Grazie mille. Giusto un po', che basterà, no? Tutto tanto. So che non ha brega, ci ho fatto il ok. Marchiata. Cinque. Un sorcettino così per non sbagliare. Mamma mia, che ben idea. Guarda che bello. Il mio è l'uno. Il tuo è il... Io ho preso il 2 e il 3. 3 panini mi sono preso praticamente. Allora, io partirò con il 2. Guarda che roba. Cioè, ti sembra? Puoi dare il tuo? Succo. Il tuo com'è? Tanta roba. Un po'? Sì.
Che buono! Ma gusti pazzeschi, però. Anche su in due. Ma tanta roba. Buonissimo, veramente. No, assurdo. Stiamo sporcando tutti, ma va bene così. Andiamo, cambio. Questo è parecchio diverso. Ah, va bene, i pomodorini. Confettura di pomodorini. Confettura di pomodorini e basilico. Una marmellata. Marmellata di pomodorini. Buonissimo. Quello abbiamo ancora uno. Sono gusti un po' romani quasi. Il guanciale, il pecorino. Non è un fast food. No, è un fast food, ma di livello. Non si può definire la quintalina. Quintalina, fatto così, si chiama quintalina ed è fatto così. E poi c'è questo cremoso qua, il parmigiano, che è assurdo, ma lo senti tanto. Cioè, a me piace tanto, veramente. Sono sincero, direi che magari c'è qualche gusto particolare che senti o che non senti, ma questo si sente tutto. Poi non finirlo, se sì. Piace a me. Vai, cambio. Cambio, abbiamo due. Ce la faremo, possiamo definirla una food challenge, dai. Facciamo un po' di spazio e ripartiamo. Comunque anche il signore che lavora qua è popolissimo. Accoglienza top. L'accoglienza, guardala qua anche, la birretta. Ah, targata Quintalino, vorrei dire. Questa è una mena brea, non vedo. Vai, vai, io non... Fresca, bella, ci piace. Cioè, lei è tutta presa dal cibo e mangiare, non sta più cagando praticamente. E attenzione che arriva il 3 e poi abbiamo il toast con salsa di fegato. Glielo do subito il volo? Diamoglielo. No. Buonissimo, eh? Guarda, questo è patè di fegato. Hai sbagliato? Allora dammi. No, non potevi far fare il fegato. Quindi questo è? Crema di salsiccia con la patata schiacciata. Buono. Patè di salsiccia, attenzione. Adesso arriva anche il fegato, tra le varie cose. Però qua ci manca niente, eh? Riusciremo a finire con la roba qua? Sì, te la facciamo. Aspetta, in tutto questo l'unica cosa che viene a mancare quindi sarebbe il panino 4. Ma non ce la facciamo come spazio, però. Letteralmente abbiamo quasi provato tutto il menù. Attenzione, parte l'assaggio. Come ti sembra? Tanta roba. Guarda la succosità. La cosa bella è completamente diversa da, cioè, tu altri gusti. Radicchio che è un po' tipo amarognolo, la maionese più delicata. No, buonissimo. Qua si sente tantissimo il radicchio trevigiano. Ma è quasi fresco questo panino. Cioè, è più fresco a confronto ai formaggi. Questo che sono un po' più. Di Alessandro, ragazzi. Lui o il suo preferito? No, il suo preferito. Ah. Io adoro il radicchio trevigiano e l'amarognolo. Tutto il locale per noi, piace questa roba. Abbiamo più fortuna di tutti al momento. Ti senti un po' privilegiato questa roba qua? No, veramente. Probabilmente a caso, nel senso. Cosa fai, amore? Vedrai cosa puoi. Un problema. Guarda. Così ti verrà la pancia così. Che già ce l'ho. E qua quella si va a intercalare uno con l'altro. Toast di salsiccia, raga. Tanta roba. Ma adesso proveremo anche quello di fegato, eh. Un morsetto, glielo dai. Dai, un morsetto. No. Uno. No. Allora, bello per i tuoi cari amici followers. Ecco, andiamo. Salsiccia. E di nuovo si torna sul numero 3. Che bel focus che vi faccio. Mamma mia, vecchio. Non vedere qua volando. Questo è quello vero? Mamma mia. Posso dire la verità? Noi abbiamo provato l'1, il 2, il 3. Il toast alla salsiccia e il toast al fegato, che dobbiamo ancora provarli. E quelli sono un'altra storia. Il mio preferito in assoluto è il 3. Questo. Sì, primo in classifica. Secondo per te? Per me invece il 2 spaccava. Quindi tu fai 2. 2, 1, 3. 3 e il toast alla salsiccia. Io ti faccio 3, 2, 1. Salsiccia definitiva per me. Ah, sono due maiali. Ah, aspetta, non finisce qua. Questi sono affari tuoi, eh. Signori, non è per dire, ma guardalo qua. Questo è il patè di fegato e si va subito a provare. Molto forte. Ha un gusto proprio tipo di selvaggio. Puoi provarlo? No. Buonissimo, complimenti. Deve piacere, non piace a tutti questo qua. No, io vi giuro, solo l'odore. Non sventolarlo troppo. Grazie, mio. Mangiarlo lì in fondo. Pesante, eh? Pesantino questo qua, quel fegato però. Ho mangiato 8 panini. Questo è vero. Questo è buonino, non è un fegatino di pollo. Di solito in Toscana è costito, viene fatto con i fegatini di pollo, che è molto, per me è più forte questa. Ok, volta. Te lo mangi da solo questo, cioè uno, e patatine, fine. Ah, mia, bellissimo. Grazie. Corpacciata, ho sporcato un po' tutto, ma vabbè. Non mi alzo. Sotto qua. Non mi alzo neanche io. Io devo tornare a casa a piedi. Ma a casa Trieste. Milano Trieste a piedi. Sì. Solo per smaltire metà di quello che abbiamo fatto adesso. A piedi. Poi ce la portiamo a casa come cimelio e come ricordo della nostra magica esperienza qui da Lido. Che ne pensi? Sì, dai. Aspetta, è prima la signorina, la vostra amica Pina qua, come la chiamate voi, ha voluto andare in un localino a prendere un bicchiere di vino e i tortellini fritti. Ma sì, ma chissà come io pensavo di venire. Tempo che andiamo là, che dice se ci facciamo un piccolo. No, facciamo no? Schifo, un piccolo snack, no? Facciamo, guarda che mangeremo magari 3-4 panini. Fine, ci siamo. Penso che non mi fa neanche il dessert. Siamo giunti al termine perché siamo pieni come due maiali. Ciao, ci vediamo presto. Ciao, grazie. Ciao. Mamma mia, quanto sono pieno. Quanto cazzo abbiamo mangiato?
Io sto malissimo. Cioè, veramente non riusciamo neanche a respirare. Quanta polizia. Porta ambulanza, che polizia. Rottino. Io ho fatto doppia colazione oggi. Ho mangiato i tortellini fritti con un bicchiere di vino e ho mangiato 400 panini. Basta. E con questo chiudo. Ragazzi, sinceramente, Quintalino, se volete provare carni ricercate, gusti particolari, non i classici fast food, qua trovate sicuramente un'ottima alternativa. Intanto noi ci siamo portati via la birrettina, sì, perché come dici, dove metterla? Non sappiamo dove metterla, ma ce la portiamo dietro, adesso metteremo un tappino, qualcosa ci inventiamo. Resoconto finale. Abbiamo speso 48 euro per 3 panini, 2 toast, una birra e 2 cocche. Come ti sembra? Poco per quello che abbiamo preso, cioè abbiamo preso tanto, cioè sì, è poco. Ti hai capito un cazzo? Spendi abbastanza il giusto, non è che spendi tantissimo. Alla fine un panino si aggira circa sui 12-13 euro, quindi va bene. Posto molto accogliente, molto piccolo, quindi noi abbiamo avuto una fortuna pazzesca a trovare praticamente vuoto totale. Posto consigliato, da provare secondo me. Cioè comunque ricorda anche la cucina romana un po', perché ho capito il guanciale, il cacio, il pepe, piuttosto che i formaggi. Veramente gustoso. Voto finale, cosa dai tu? Un 10. 10 addirittura? Sì. Va spaccato tutto. Perché sì, perché alla fine io partivo titubante, perché io voglio sempre il cheeseburger. Arrivo là, mi incasina a vedere gusti particolari, assemblati insomma in modo particolare, invece alla fine è stata scoperta bellissima. Io invece per restare un po' più sull'umano gli do un 8, perché non ho provato il panino numero 4 e quindi per questo ci torneremo, c'è un motivo per tornarci. Un buon 8, bello, accoglienza poi. Bellissima, il signore era coccolissimo. E basta, per questa esperienza culinaria milanese è tutto. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti, ciao!